Buonasera da Francesca Magurno, bentrovati con l'informazione dal Golfo di Policastro, le notizie della sera. In Calabria sono 253 i nuovi positivi in regione su 3.372 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore, 356 guariti ma ancora 5 i decessi. Ancora Cosenza, la provincia più colpita con 118 tamponi positivi. Scendono i ricoveri di area medica, 382 posti letto occupati negli ospedali calabresi, 29 i pazienti in terapia intensiva. Nuovo sopralluogo del presidente regionale facente funzioni Antonino Spirlì all'ospedale Villa Bianca. Al momento sono 15 posti letto per i pazienti Covid già prontati, aumenteranno a 23 nei prossimi giorni, ma sono ancora lontani dai 100 annunciati inizialmente. La cronaca: percepivano indebitamente i buoni Covid, denunciate 478 persone l'intervento della Compagnia dei Carabinieri di Vibo Valentia. Le accuse mosse agli indagati quelle di false attestazioni a incaricato di pubblico servizio e indebita percezione di erogazione a danno dello Stato. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Vibo. Un disegno di legge contro il business delle agromafie, prima relatrice la deputata Elisa Scutellà. L'obiettivo è quello di difendere le imprese agroalimentari e il Made in Italy. Il volume d'affari annuale del business delle agromafie, dice la parlamentare 5 Stelle, è salito a 24 miliardi e mezzo. La nostra Calabria non è affatto indenne. Tante imprese del nostro territorio vengono surclassate da concorrenza sleale attuata da imprese illecite che vendono prodotti di pessima qualità a prezzi più bassi. Di fatto danneggiando chi lavora e produce onestamente. Sul Tirreno Cosentino, Scalea, inchiesta Renudo, concessi domiciliari a Mario Russo, principale indagato nell'ambito dell'inchiesta. L'ex primo cittadino della città di Torre Talao era nel carcere di Cosenza dallo scorso 16 dicembre. Russo è indagato per la sua attività professionale in qualità di medico dell'ASP di Cosenza. Strada statale Scalea-Mormanno. Si è tenuto ieri l'incontro fra il collegio dei presidenti della Riviera dei Cedri, il presidente della provincia di Cosenza e il consigliere regionale Antonio De Caprio. Dall'incontro è emersa la necessità di ultimare i lavori per uno snodo di importanza fondamentale nel collegamento fra la costa e il Parco Nazionale del Pollino. A Diamante, nell'ambito delle iniziative per il quarantennale dell'Operazione Murales, la redazione di un libro che raccoglierà racconti, poesie e suggestioni ispirate ad una delle pitture murarie assegnata ai candidati. Candidature aperte fino al prossimo 24 maggio, il forum per partecipare sui canali social dedicati all'operazione. Ci spostiamo in Basilicata, emergenza Covid-19, 116 nuovi positivi su 1.384 tamponi processati. In regione ancora un decesso, mentre sono 125 ricoverati negli ospedali lucani. Nel bollettino di oggi si registrano anche 133 guarigioni. Musei: riaprirà il prossimo lunedì 17 maggio il Museo Archeologico Nazionale di Venosa, intitolato all'archeologo Mario Torelli, scomparso lo scorso anno. Alla cerimonia di riapertura sarà presente anche la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni e il direttore generale dei musei Massimo Osanna. Il museo è stato riorganizzato in un nuovo percorso fatto di 6 sezioni, cronologiche e topografiche. In Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la cronaca: i carabinieri della compagnia di Sala Consilina insieme agli agenti del nucleo cinofili hanno arrestato un 38enne con l'accusa di spaccio di droga. I militari hanno rinvenuto a casa dell'uomo 180 grammi di marijuana, 5 bilancini di precisione, una serra indoor, una sigillatrice, materiale per il confezionamento e 8.000 euro in banconote di vario taglio. Il 38enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida. Riaprirà domenica 30 maggio il santuario della Madonna del Sacro Monte. Gli operai della comunità montana Gelbison e Cervati hanno lavorato per liberare il passaggio, pulire i sentieri e mettere in sicurezza la strada. È tutto, grazie per l'ascolto. Dalla redazione gli auguri per un buon proseguimento di serata.